Nuovo appuntamento per linea diretta, scendiamo in terza categoria, girone di Chiavari, siamo in compagnia di mister Roberto Valente, tecnico del Santa Maria del Taro. Buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, buongiorno. Allora mister, è l'ennesimo lunedì dolce per voi, una bella vittoria 3-0 ieri e volate in testa alla classifica con 37 punti. Sì, insomma, beh, ieri è stata una buona partita, insomma, loro sono ultimi in classifica, questo mi dispiace perché è una buona squadra, forse inizia a mancare un po' di gente, un po' di ragazzi, mi dispiace. Noi continuiamo la nostra marcia e vediamo dove possiamo arrivare. Gli obiettivi che ci siamo prestabiliti quest'estate li abbiamo quasi raggiunti e ora vediamo un pochettino come va a finire. Senti, i numeri sono assolutamente dalla vostra parte, 12 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Ti aspettavi questo cammino così importante? Ma devo essere sincero, no, non se lo aspettava nessuno. Infatti ogni tanto così dietro una birretta e una pizzetta iniziamo un po' a valutare la situazione, perché sono sincero, gli obiettivi che ci eravamo stabiliti col presidente e con la dirigenza era quello di fare meglio dell'anno scorso. E fine ci siamo arrivati, l'anno scorso abbiamo fatto 24 punti, direi che abbiamo ovviamente superato l'obiettivo. L'altro obiettivo era quello di entrare possibilmente, se c'era la possibilità, nei playoff. Diciamo che avendo 20 punti di distacco dalla sesta è un altro Sì. obiettivo quasi, tra virgolette, raggiunto. Ora vediamo, l'entusiasmo, le vittorie portano entusiasmo, i ragazzi sono contenti, però mancano 8 partite, abbiamo tutti gli scontri diretti, insomma ci sono in palio tanti punti, la classifica può cambiare nell'arco di 2 o 3 partite, quello, anche perché le squadre, diciamo, che erano, che dovevano vincere il campionato, diciamo, che erano le favorite, ora ce l'abbiamo dietro, quindi vediamo un po', dai. Come mi hai detto tu, 8 pareggi da giocare, avete 6 punti di vantaggio sulla seconda. Ti chiedo se, secondo te, visto anche l'ottimo campionato fatto da voi sino ad ora, sarà difficile riuscire a rimontarvi? Ma guarda, te lo ripeto, cioè, nel senso, ora abbiamo 3-4 partite che sono tutti scontri diretti, quindi 6 punti, sai, sono tanti, ma sono anche pochi, Allo perché stesso se tu tempo, perdi sì. 2 partite e la seconda le vincete 2, ti raggiunge, quindi sembrano tanti, ma non sono pochi. Con i numeri che avete Poi, fatto sembra molto difficile, lo so, io ti dico, Ti scaramanticamente ti tocchi, dico, sì. cosa ti posso dire? Cerchiamo di gestire il meno possibile. C'è da dire che diciamo, 2 scontri diretti importanti ce l'abbiamo in casa nostra. E casa nostra è un po' un fortino, diciamo. Poi ti dico, siamo riusciti, tra virgolette, a perdere con Lumarzo, che sembrava che avessimo fatto una sconfitta. Il Lumarzo in 3 partite ha battuto Marina Giulia in casa, ha pareggiato in casa loro, ha pareggiato a Ferrata contro il Recco, diciamo che non è che abbiamo perso con una squadra, diciamo, mediocre, quindi non è per giustificare la sconfitta, però diciamo che abbiamo perso contro una buona squadra, quello è importante anche quello. Mister, ti ringrazio, grazie del tuo tempo, in bocca al lupo alla tua Ma squadra per il campionato. vi ringrazio a voi e buona giornata a tutti, ciao, grazie.